risultato di 6-4 per la Brigata, che con questo parziale passerebbe alle semifinali in quanto l'andata ha perso solo di un gol. Quindi conducono 6-4 i ragazzi di Giamunno. Adesso Ferretti fa un miracolo su Giamunno. Brandi ancora sull'out, arriva l'Angella, non riesce ad andare. Iacono è solo, ma perde questo pallone molto genuente. Ci provano gli SF con Massa adesso. In questa laterale va Valente, perde palla, allora c'è Brandi col tacco, Valente riesce a intercettare nuovamente, poi passa Formisano, perde palla in questa laterale, lo stesso Formisano alla battuta. Sul lato di destra non arriva nessuno. Si ripartiamo di messa a fondo per la Brigata, Ambretti con le mani, l'anticipo di Ruffo, pallone ancora lì, c'è Formisano che cerca di recuperare questo pallone, l'Angella fa buona copertura. Allora Ambretti, ancora Brigata, prendiamo uno, pallone ancora nei suoi piedi, riesce a superare un avversario, poi riesce a stoppare anche Massa, lo risalta ancora nuovamente, prova il sinistro, incrociare Ferretti sul sinistro di Giamunno, il calcio d'angolo, grande parata del portiere dei bianchi. Calcio d'angolo per la Brigata, va Brandi sul pallone, cioè se lo diamo in al centro proprio il tiro, il pallone si spegne, fallo laterale. Questa laterale la difensiva per SF, Massa in avanti, forse c'è un fallo su Formisano, no. Seguiamo ancora questa rimessa laterale per la Brigata, che rallenta un po' il gioco Matregano. Trinchillo lo richiama verbalmente, pallone in campo, si può ricominciare finalmente, Matregano scodella questo pallone in avanti, non c'è deviazione, Ferretti sicuro, cede poi a Massa che di prima sbaglia, c'è Brandi, Brandi raddoppiato, ancora Brandi riesce ad andarsene, non c'è fallo, poi sì, ai danni di Massa, faccio punizione, Formisano va via, poi Brandi riesce a contrastarlo bene, l'Angella serve in profondità, Giamunno che non ci arriva, un pallone impreciso di l'Angella. Centrale questo pallone, c'è Valente che perde un po' di tempo, spazza via questo pallone regalando una nuova occasione alla Brigata per chiudere definitivamente il discorso qualificazione. E comunque è ancora aperto, basta un gol per andare calcio di rigore agli effetti. Vediamo, vediamo uno, si destreggia bene, Valente non lo lascia passare. Cambio! Tanto cambio per la Brigata, ce lo Iacono, entra Tavazzi. Tavazzi servito ma non si preoccupare, recuperiamo tutto. Non è regolare. C'è ancora lui in campo, Ferretti qui, blocca il pallone, corto per Valente che riesce a saltare, Matricano serve, Giamunno, occasione davanti a Ferretti, ancora Giamunno, Ferretti, ottimo miracolo, ancora Ferretti, e poi spazza Massa, Ferretti, salve sui, primo piano sul portierone degli SF. Ho fatto... Pallone si spegne e chiudiamo qui il nostro collegamento sul punteggio 6-4 per la Brigata.